Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti in un altro episodio di mio podcasting stagione 7, episodio numero 77. In questo episodio dal colore paleo ufologico ragioneremo di niente po' di meno che, udite, documenti NASA, libri della NASA che affrontano il problema degli UFO e degli alieni. Allora, il primo link che trovate in descrizione di questo file di YouTube vi porterà alla bloggata che è intitolata al libro NASA Archaeology, Anthropology and Interstellar Communication. Il testo della NASA è scritto da un antropologo. Ecco, il testo è deludente, quanto è interamente ipotetico e speculativo. Non troverete assolutamente niente di quanto potreste aspettarvi dal titolo. Quindi non aspettatevi di trovare un'analisi meticolosa e razionale su talune anomalie presenti in antiche civiltà terrestri datate in uno spazio-tempo inferiore al 1500 d.C. Non aspettatevi di leggere una meticolosa e puntuale valutazione di UPART, assolutamente veri, reali e genuini, presenti sulla Terra, che non troverete niente di tutto questo. Non aspettatevi di trovare nel testo anche un impreciso ma genuino tentativo di accumulare indizi su un paleocontatto alieno, che non ne troverete di questi argomenti nel libro. E non aspettatevi di trovare nel testo un elenco plausibile di anomalie che potrebbero essere state causate da sporadiche visite aliene geograficamente sparse e frazionate nel tempo, in cui l'umanità però ha perso memoria, non avendo mai realizzato l'importanza degli antichi incontri. Ecco, dentro a NASA Archaeology, Anthropology and Interstellar Communication non c'è niente di quanto vi ho detto, per cui c'è da chiedersi come mai la NASA abbia sponsorizzato un insulso testo che discute praticamente del niente, senza mai tentare una disamina razionale di antichi miti e religioni presenti sulla Terra nella ricerca di un paleocontatto. Come mai? Bah! Comunque, il secondo link che trovate in descrizione sempre di questo bloggata audio di mio podcasting invece vi porta in un altro testo: NASA Unidentified Flying Object in Classical Antiquity. È un interessante file di poche pagine della NASA che praticamente, cosa vi posso dire, scopre l'acqua calda. Ci sono una serie di eventi che sono commentati e che, se vi interessa il tema, io vi consiglio di andare a leggere più questo libro, che è gratuitamente scaricabile in PDF, piuttosto che il precedente, che dall'altisonante titolo sembra praticamente proporre chissà mai che cosa, in realtà è un testo speculativo e deludente. Il secondo invece, quello appunto che è NASA Unidentified Flying Object in Classical Antiquity, ecco, è un file che è già più interessante e è doppiamente interessante che sia stato scritto, diciamo, dalla NASA. Per questa puntata è tutto, un saluto a tutti quelli che dicono che gli alieni non visitano la Terra in modo geograficamente sparso e frazionato nel tempo. Ciao, alla prossima!